Amici del Calcio a 5, buonasera e ben ritrovati a Zona Futsal, l'approfondimento sul mondo del calcio a 5 a cura della redazione di Radio Doppio Zero. Se quello andato in scena è stato un weekend rovente per le squadre bitontine, quello che prenderà il via il prossimo weekend non sarà assolutamente da meno. C'è stata infatti la vittoria bellissima della femminile in quella di Falconara in gara 1 delle semifinali e c'è stato il pass decisivo verso la finale playoff della maschile nonostante la sconfitta con la San Giovannese. Sono due squadre che in questo momento stanno segnando la storia di questa città, una storia che in questa puntata racconteremo insieme ad un ospite che torna a trovarci e che darà il suo sguardo super parte su entrambe le squadre. Massimiliano Di Lettuso, buonasera. Buonasera, buonasera a te Danilo, grazie per l'invito. E allora, Massimiliano, partiamo immediatamente riguardandoci quella che è stata la vittoria splendida, sofferta, ma fantastica della femminile in quella di Falconara. Un pallavagliari dove poche sono le squadre che vanno a fare risultato e il Bitonto ci è riuscito forse nella gara più importante in questo momento della stagione. Perché vincere a Falconara in gara 1 delle semifinali per forza di cose vuol dire necessariamente mettere un piede nella finale, o almeno così si spera. Un Bitonto che ha saputo tenere botta alle avanzate delle Citizens, che ricordiamo sono campionesse d'Italia in carica, ma un Bitonto che alla prima vera occasione ha dimostrato tutta la propria forza. Assolutamente sì Danilo, sono d'accordissimo con quello che dici perché ricordiamo che il Bitonto prima di questa vittoria non era mai riuscito a fare un bottino pieno né in casa né fuori casa, soltanto appunto sconfitte e pareggi, e questo dimostra il fatto che il Città di Falconara è sicuramente in Italia una delle realtà più attrezzate per quanto concerne il futsal femminile, e quindi fare risultato contro il Città di Falconara non è semplice e soprattutto, come dicevi giustamente tu, farlo in casa del Falconara Marittima, insomma, in un palazzetto chiaramente importante che ha ospitato gare importantissime, ha ospitato persino la Coppa Europea che tra l'altro Città del Falconara è riuscito a vincere, e quindi campione d'Italia in carica, campione d'Europa in carica, e non è cosa affatto semplice. Questo dimostra che Capitano Silai e compagni, insomma, sanno quello che fanno e vogliono sicuramente raggiungere quanto prima la finale, che insomma poi tra l'altro anche il sogno dell'intera tifoseria e della società che fin dall'inizio dell'anno ha puntato a questo obiettivo. Massimiliano, continuiamo a guardarci le immagini della partita, ma soprattutto mettiamo in evidenza come queste due squadre, al di là di quello che è stato il risultato, abbiano dato vita ad un vero e proprio spettacolo, ad un vero e proprio movimento per il futsal femminile. Sì, assolutamente sì, penso che qualsiasi persona non conosca questo sport, e gli basta rivedere gli highlights, o meglio ancora, io suggerirei davvero di rivedere l'intera partita per capire quanto questo sport sia interessante e meriti di essere osservato con attenzione. E si è trattato di una vittoria per 3-2, un risultato che non sempre si vede appunto nei palazzetti, insomma, che ospitano il futsal, perché generalmente si è abituati magari a una differenza più sostanziale nel risultato. Invece il risultato secondo me finale rimarca quella che è la poca differenza poi dal punto di vista tecnico tra le due squadre davvero molto forti, allestite per fare risultato, allestite per raggiungere la finale. E di fatto penso di non aver timore di essere smentito se parliamo anche di una sorta di finale anticipata, questa tra Città di Falconara e Bitonto, la squadra in carica, e il Bitonto che poi tra l'altro è una mina vagante al suo secondo anno consecutivo in Serie A, ma è già in semifinale con un piede, come dicevi tu, già verso la finale, aspettando chiaramente la gara 2 che si disputerà in casa del Bitonto al Palapanzini di Giovinazzo. Diamo il benvenuto anche all'ospite via streaming, collegato direttamente da casa. Non è un ospite qualsiasi, è uno di quelli che il futsal praticamente lo mastica da una vita. È un esempio per tutti quanti i ragazzini e le ragazzine che vogliono approcciarsi a questo sport, ed è Angelo Satalino, capitano del futsal Noci, ma soprattutto primo storico capitano del futsal Bitonto. Angelo, buonasera e benvenuto a Zona Futsal. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e grazie per le belle parole. Angelo, diamo anche uno sguardo alla femminile. Il Bitonto al suo secondo anno sta segnando la storia, ha vinto la Coppa Italia e sta tentando l'accesso alle finali scudetto al suo secondo anno. Fare delle cose così, così importanti in uno sport complesso come il futsal, quanto è bello, ma soprattutto quanto è complesso, Angelo?
Ma credo che comunque la squadra è molto, ma molto attrezzata, ma questo non vuol dire niente perché lo sappiamo, spesso e volentieri avere tanti nomi forti in una squadra non significa vincere, quindi va sicuramente dato merito al mister, al presidente che ha investito tanto e sicuramente con la sua passione vuole portare titoli importanti a Bitonto e secondo me ci riuscirà. Angelo, vincere in un palazzetto importante contro le campionesse d'Italia in carica per forza di cose ti dà quella spinta in più, ma vincere contro le campionesse per forza di cose ti dà anche quella pressione in più. Come si trova l'equilibrio fra l'entusiasmo e la pressione? Wow, immagino Immagino che è è sicuramente una sicuramente una grandissima grandissima opportunità opportunità giocarsene giocarsene queste queste partite, partite, no? no? Poi Poi sta nel sta nel carattere di carattere ogni di ogni giocatore giocatore gestire le gestire emozioni. le emozioni. Le Le forti forti emozioni sono emozioni sono pericolose, ma pericolose, ma quelle che quelle stanno che nel stanno nel mezzo mezzo ti fanno ti fanno giocare giocare forte forte e ti fanno ti fanno vincere, insomma. vincere, insomma. Torniamo in studio con Massimiliano. Massimiliano, riguardando ancora gli highlights della sfida, si sono messi in evidenza delle reti bellissime. La prima del Falconara, il pareggio di Cinedese, fantastico, e poi il gol di Lusilei del 3-2. Sono gesti atletica che vanno forse anche oltre la razionalità, anche oltre il pensiero. Sono dei gesti atletici che in un qualche modo segnano, restano per sempre nella memoria di una città, ma di uno sport intero. Sì, sicuramente penso che, come dicevo, prima, qualsiasi persona vuole approcciarsi a questo sport debba guardare questa partita perché ci sono atlete davvero di grandissimo livello. Cinedese, insomma, veramente era inarrestabile, sembrava inarrestabile domenica. Lusileia, comunque, ha dato poi quel tocco finale da capitano, da grande campionessa, qual è una, insomma, una donna che non, me, non, insomma, che non ha bisogno di grandi parole, di grandi presentazioni perché parla da sola, parla in campo. Ed è una calciatrice che è in grado di davvero cambiare le sorti di una partita. Nonostante il gol di Taina Santos, ricordiamo tra l'altro un ex volto del Bitonto l'anno scorso, proprio indossava la maglia nero-verde. Nonostante quel pareggio, Lusileia poi si è inventata qualcosa di unico, qualcosa di straordinario, è riuscita a portare questa vittoria, che è una vittoria pesantissima, una vittoria raggiunta in trasferta, nella gara 1. E sappiamo che giocare in trasferta la prima partita, la prima delle due o ipotetiche tre partite non è affatto semplice e quindi poi chiaramente la società penso e la squadra confiderà molto nell'apporto del pubblico che sicuramente sarà numeroso sabato al Palapanzini per raggiungere un traguardo che come dicevi giustamente tu sarebbe storico. Tra l'altro ho proprio sentito il presidente Intini poco fa per motivi lavorativi e mi accennava che già siamo a mercoledì e ci sono già tantissimi tifosi che hanno richiesto il biglietto non soltanto dalla Puglia ma anche da altre regioni. Poi chiaramente i dati li ufficializzerà la società nei prossimi giorni, quindi non entro nel merito, però insomma mi ha parlato veramente di numeri molto alti e di richieste da altre regioni che sono qualcosa insomma di unico che probabilmente non si era mai visto anche in città a questi livelli. Assolutamente no, non si era mai visto in città a questi livelli, come non si erano forse mai viste in città delle giocatrici come Lusileia. Angelo, probabilmente è sempre brutto ricordare in un certo senso l'età, ma penso che nel caso di Lu, come nel tuo caso, vada necessariamente ricordato perché siete un esempio. Siete un esempio perché correte forse molto più dei ragazzini e delle ragazzine, vi divertite forse anche più di loro, ma soprattutto insegnate tantissimo a loro. Dove sta il segreto, Angelo? Vabbè, io per quanto mi riguarda i miei 32 anni, quasi 32, li difendo tranquillamente, no scherzo, sono 41. Alla base c'è una fortissima passione, proprio tantissima. La passione è così forte che ti porta ad affrontare le nuove preparazioni di anno in anno. E poi io dico sempre, bisogna essere umili, e avere il coraggio di rimettersi in gioco e ripartire sempre da zero, perché non esiste un nome che non riparta da zero e che dimostri ogni anno il proprio valore. Quindi forse il segreto è proprio quello. Poi più cresci e sicuramente devi aumentare i ritmi di allenamento perché altrimenti i ragazzini cercano e tentano di superarti e tu li devi un attimo arginare. Quindi secondo me alla base umiltà, tanto impegno
e tanta voglia di dimostrare. Angelo, perdonami, tornando sempre al discorso di prima, bellissimo l'età, bellissima la motivazione, ma altrettanto bello è vedere come in tutti questi anni questo sport sia passato da uno sport di nicchia ad uno sport di interesse nazionale. Beh sì, la crescita è Tutte le fasi di stata. questo sport. Sì, scusami, la crescita è stata esponenziale. Poi anche qualche regola da parte della federazione ha aiutato un po' al movimento di crescere. Quindi ora si è arrivati a livelli alti, anche se credo che fare sport oggi, per chi ci mette l'anima, il cuore e i soldi, è diventato davvero difficile. Però, nonostante la situazione, si riesce a vedere un futsal di alto livello. Poi a Bitonto c'è la squadra femminile che fa la Serie A. Si spera con il Bitonto maschile che si raggiunga lo stesso la Serie A2, quindi il livello cresce in effetti. Massimiliano Di Lettuso, per un Bitonto che vince 3-2 a Falconara, nell'altra semifinale c'è un Tiki-Taka che strapazza il Pescara, vice campione d'Italia, per 3-0 e prova a mettere un piede in finale. In questo momento, stando così le cose, Bitonto e Tiki-Taka si giocherebbero lo scudetto ai danni di Falconara e Pescara, che sono state le due finaliste dello scorso anno. Una sorta di, non di ricambio generazionale, ma una sorta di scacco matto al potere. Sì, sicuramente dobbiamo aspettare chiaramente per parlare di certezza quali saranno gli esiti della gara 2, ma qualora dovesse essere questa la finale, Bitonto Tikitaka, sarebbe anche una finale, potremmo dire, no, di grande livello, non soltanto in campo, ma anche sugli spalti. Bitonto, non dimentichiamolo mai, Bitonto e Tikitaka sono probabilmente le due piazze che possono godere di un apporto maggiore di tifosi, sia in casa che fuori casa. Proprio al Palapanzini, tutte le volte che il Bitonto ha ospitato il Tikitaka, c'è sempre stato un una grande affluenza di pubblico, così come i bitontini che seguono la squadra sono sempre stati presenti sia lì a Falconara che anche nelle altre trasferte, anche per esempio nell'ultima di campionato a Milano, tanti tifosi sia da Bitonto che tanti residenti poi nelle regioni del nord Italia. Quindi sarebbe sicuramente una finale interessantissima, interessantissima, ripeto, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista sportivo per le grandi calciatrici che scenderebbero in campo, ma molto importante anche dal punto di vista della tifoseria. Parlavamo prima infatti di investimenti, di società e di imprenditori che credono in questo movimento. Sarebbe davvero, davvero bello poter vedere delle finali con tanto pubblico, con gente veramente affezionata a questo movimento, con gente che va sugli spalti e si gode una partita di uno sport che davvero, davvero merita tanta attenzione da parte di tutti. Soprattutto non dimentichiamo che un'eventuale, ricordiamo, finale fra Bitonto e Tikitaka sarebbe anche una finale dell'amicizia, perché vige una grandissima amicizia fra il presidente Intini e il presidente Marco Tiberio del Tikitaka. È presto per parlarne, in questo momento dobbiamo necessariamente ricordare l'appuntamento che è quello di sabato sera alle ore 21 al Palapanzini di Giovinazzo per Bitonto contro Città di Falconara, gara 2 delle semifinali playoff. Ricordiamo che in caso di vittoria il Bitonto staccherebbe in maniera automatica il pass per la finale. Un traguardo storico, un traguardo che arriva al solo secondo anno di Serie A, un traguardo che necessariamente per forza di cose segna in un qualche modo una terra di mezzo fra il passato, il presente e il futuro. Sì, sicuramente sì, noi auspichiamo, insomma, chiaramente da Bitontini che si possa raggiungere la finale già sabato, però comunque sarà una gara sicuramente complessa, una gara davvero difficile che sicuramente il mister saprà preparare nel migliore dei modi, anche avendo studiato poi effettivamente il Città di Falconara sia durante la regular season sia durante questa gara di andata. Sarà sicuramente, come detto poc'anzi, un grande spettacolo anche sugli spalti con una grande affluenza, poi tra l'altro un orario singolare, quello delle ore 21 di sabato, quindi davvero un orario da grande match, da big match, un match assolutamente da non perdere e che sicuramente, insomma, rimarrà negli annales della storia del futsal femminile italiano. Chiudiamo il capitolo femminile, addentriamoci nella seconda parte di questa puntata, come sempre parlando della maschile, un futsal Bitonto che scorso sabato ha segnato a suo modo anche la propria di storia, perché per la prima volta in 6 anni di attività approda ad una finale nazionale per la Serie A2.
un traguardo inimmaginabile se pensiamo alla situazione della squadra neroverde a dicembre, ma il girone di ritorno fantastico disputato dagli uomini di mister Pietro Di Bari ha fatto sì che i neroverdi andassero a sconfiggere anche un avversario ostico come la San Giovannese, perché si è dimostrata un avversario ostico, non a caso miglior quarta di tutta Italia, staccando nonostante la sconfitta per Serie A 4 un pass per la finale di Serie A 2 contro il Real Five Row, una squadra lombarda, miglior quinta in tutta Italia. Sì, ricordavo prima anche l'ultima volta che sono stato ospite, insomma, in questa trasmissione parlavamo proprio dei primi tentativi di ripresa da parte del Futsal Bitonto, che dopo, come dicevi giustamente tu, un inizio di stagione un po' sottotono, un inizio di stagione complesso, anche perché poi nonostante gli investimenti, nonostante i preparativi che ci sono nel precampionato, non è mai semplice rispettare poi in campo tutte quelle che sono appunto le idee di inizio stagione, e quindi chiaramente il Futsal Bitonto questa ha dovuto sopportare tanto, i ragazzi e il mister hanno dovuto sopportare tanto, ma poi è venuta fuori quella che è la vera forza di questo gruppo, la vera forza di questa squadra, e con un girone di ritorno sicuramente nettamente superiore rispetto a quello di andata è riuscito prima a staccare un pass per i playoff e poi a raggiungere questa finale storica. E tra l'altro mi piace ricordare proprio gli inizi di queste due squadre, di quella che di cui parlavamo prima, del futsal femminile, del Bitonto femminile, e inizi del futsal Bitonto maschile, più o meno sono società appunto molto giovani che giocavano entrambe, ricordo, in una struttura privata. Lo ricordo quando andavamo a seguire le primissime partite in periferia di Bitonto, partite che davvero erano seguite da pochissime persone, probabilmente soltanto addetti ai lavori e qualche familiare dei calciatori e delle calciatrici. Ora invece pensare al Bitonto femminile, al Bitonto maschile di futsal a questi livelli, davvero a livelli così importanti dal punto di vista nazionale, fa tanto piacere per il movimento sportivo e fa tanto piacere anche per una città che sicuramente crede molto nello sport, e ovviamente anche fa tanto piacere per tutte quelle persone che poi quotidianamente si prodigano per lo sport, quindi i dirigenti, i segretari, insomma i presidenti stessi, insomma coloro che davvero giorno dopo giorno lavorano per raggiungere risultati così importanti. Massimiliano, tu sei una delle firme più prestigiose dello sport bitontino. Quanto è bello da bitontini poter raccontare di queste gesta sportive sulle pagine dei quotidiani? Sì, lo è sicuramente, perché a parte, diciamo, il raccontare vittorie o comunque raccontare di successi è sempre piacevole, a maggior ragione quando lo si fa della propria città, a maggior ragione quando lo si fa di progetti che partono appunto da lontano, progetti che davvero non sono frutto del caso, ma sono progetti meditati, progetti in estate, insomma, questi addetti ai lavori di cui parlavo davvero non staccano mai la spina, e non appena termina una stagione sportiva si parte subito a programmare quella successiva, ed è questo poi probabilmente uno dei segreti, almeno mi viene da pensare, di questi successi: programmare, non fermarsi mai, ascoltare i tanti consigli che possono provenire dagli addetti ai lavori e davvero cercare di metterli in pratica. E perdonami Danilo, faccio anche un piccolo appunto un po' più a 360 gradi sul mondo sportivo bitontino: nonostante chiaramente in questa trasmissione parliamo di futsal, ci sono anche tanti altri risultati positivi che la città di Bitonto, sì, ha raggiunto recentemente, ultimo quello del Volley Bitonto, un'altra storica società bitontina, più di 40 anni di attività, che ha recuperato, ha raggiunto nuovamente la Serie C maschile, vincendo nell'ultima gara contro il Palo, quindi un altro successo importantissimo, e il successo dell'Olimpia Bitonto invece nel campionato di terza categoria, con la vittoria della finale dei playoff, che gli permetterà l'anno prossimo di disputare la seconda categoria. Quindi per ritornare a Bitonto a 360 gradi, che sta segnando forse pagine che non si erano mai viste prima. Assolutamente sì, penso che la stagione sportiva 2022-2023, dagli addetti ai lavori, da chi come noi scrive e da chi poi in futuro ripercorrerà le pagine sportive della storia bitontina, insomma della storia sportiva bitontina, sarà una stagione indimenticabile da tutti i punti di vista, e speriamo ovviamente di poterla coronare anche con qualcosa di ancora più importante. Indimenticabile è anche l'incipit della storia del futsal Bitonto, una storia che necessariamente si ricollega ad Angelo Satalino, perché è stato lui il primo ad indossare la fascia da capitano di questa società, il primo a vincere un campionato, ricordiamo quello di Serie C2, e allo stesso tempo a vincere anche quello di Serie C1.
Angelo, siamo partiti dalla C2 e oggi ti ritrovi a commentare il Futsal Bitonto che si gioca l'accesso alla Serie A2. Sembra quasi una favola, ma più semplicemente è una storia tutta sportiva, una storia bellissima da raccontare, o no? Sì, sono sicuramente felice per il Bitonto che, come dire, la sento anche mia, no? Perché in quell'anno in C2 fu davvero una scommessa e poi andiamo a vincere la C2, la C1 e vincere non è mai facile. Poi quei campionati sono davvero difficili perché ci sono tante dinamiche che si creano, i campi all'aperto, un solo arbitro, insomma il tempo non è effettivo. Quindi vincere quel campionato di C2 lo ricordo proprio come se fosse ieri, un'emozione assurda, una soddisfazione grandissima. Quindi io non posso essere che felice, anche per il mister che ho un rapporto fantastico, per i compagni di squadra, molti sono compagni che, come dire, in passato abbiamo giocato in tante altre squadre. Quindi da parte mia davvero un grosso in bocca al lupo, sono convinto, sta convinto che la missione sarà portata al termine e quindi avanti, avanti tutti. Se dovessi dare un consiglio dall'alto della tua grandissima esperienza a questo gruppo di ragazzi, cosa diresti? Beh, sicuramente il girone di ritorno è stato fatto alla grande. Io poi, come sapete, ho giocato a Noci, quindi li ho anche seguiti più da vicino. Forse il mister aveva solo bisogno di un po' di tempo per amalgamare la squadra, perché era abbastanza nuova, no? Ora, come dire, queste sono due partite, quindi come le scorse due, bisogna pensare su due partite, non su una, quindi perdere la testa, tutto quello che accade bisogna farselo scivolare di dosso, se dovesse succedere qualcosa avere pazienza, perché appunto ci sono due partite, quindi con un po' di esperienza e abnegazione sicuramente andrà bene, là. Concordi con noi che gare come le finali playoff in un certo senso sono gare condizionate sicuramente da chi in un certo senso prova ad esprimere un ottimo futsal, ma anche e soprattutto da quei piccolissimi fattori che si chiamano episodi? Sì, episodi uguali dettagli, assolutamente sì, ma il nostro sport è fatto di dettagli, quindi sì, la palla da fermo, cioè, la difesa, un buon attacco, insomma, la tattica insieme ai dettagli, poi portano al risultato. Perfetto, e allora noi Angelo non possiamo non ringraziarti per essere stato ospite qui con noi questa sera. È stato un grandissimo onore da parte nostra averti in trasmissione. Buonasera Angelo e grazie insomma per l'esperienza che hai portato a Zona Futsal. Grazie a voi, è stato un piacere. In bocca al lupo a tutte le squadre di Bitonto, al presidente Intini, al presidente della Futsal. Un abbraccione a tutti voi e a presto. Grazie mille, ciao Angelo. Ciao. Miano, avviamoci alla chiusura di questa puntata, restando ancora sulla maschile. Si affronta una squadra lombarda, si affronta una squadra mai affrontata prima fino a questo momento e si affronta la miglior quinta d'Italia. Con lo stesso punteggio in classifica, ricordiamo 39 punti per il Bitonto, 39 punti per il Raw 5, con delle differenze però in termini di statistiche, con la squadra lombarda che ha segnato 113 gol e ne ha subite 101, la squadra bitontina che ne ha segnate 88 ma ne ha subite 75. Si scontrano due grandissimi attacchi e due grandissime difese e si scontrano due squadre che sono simili nel modo di giocare, per cui si comincia dallo 0-0 ma si pronuncia una grandissima battaglia. Sì, sicuramente sarà una gara da seguire anche quella appunto del Futsal Bitonto maschile e questa che appunto invece si disputerà proprio a Bitonto e sicuramente anche questa è una gara da non perdere sia appunto per l'appuntamento storico ma anche per il fatto che si parla appunto di grande futsal anche in questo caso. Insomma, poter sfidare una squadra chiaramente come quella lombarda e come dicevi giustamente tu, un unicum per la nostra storia.
storia, per la prima volta, insomma, davvero raggiungere questo grande risultato è fenomenale, insomma, e spero che ci sia davvero, si possa replicare la bella prestazione che c'è stata nonostante la sconfitta nell'ultima gara contro la San Giovannese. Però ascoltavo proprio le parole che mister Di Bari concedeva proprio a te qualche giorno fa, e diceva appunto che stava studiando anche lui la squadra lombarda per cercare di comprendere come poterla affrontare nel migliore dei modi. E poi, tra l'altro, mi piaceva moltissimo simbolo le parole che diceva, appunto quelle di comunque non abbassare mai la guardia e di essere consapevoli anche della forza di questa squadra. Ed è questo sintomo, quello che dicevo prima, appunto, di una grande professionalità e di una grande capacità appunto di mister Di Bari, che è sicuramente un veterano nell'ambiente del futsal, e noi siamo fiduciosi, sappiamo che sicuramente la preparerà nel migliore dei modi. Speriamo che si possa parlare appunto di un successo, ma a prescindere da come andrà, sicuramente poter affrontare gare così importanti è un qualcosa che rimane nella storia, o qualcosa che, a prescindere dal risultato, verrà ricordato senz'altro. Sì, assolutamente sì, anche perché ricordiamo che si gioca su due partite, con l'andata a Bitonto e di ritorno fra una settimana in Lombardia. Prima del ritorno, però, rimaniamo concentrati sulla sfida di andata, ricordando l'appuntamento che della sfida per questo sabato, che si giocherà al Palla Borsellino di Bitonto con calcio d'inizio alle ore 15, quindi un'ora prima rispetto a quello che è l'orario classico delle partite, mentre il ritorno si disputerà alle ore 17. L'invito è quello di seguire in massa, così come per la femminile, la partita, perché i bitontini possono seguire prima la maschile alle ore 15 e poi alle ore 21 la femminile. Un sabato sera sacrificato, sì, ma un sabato sera sacrificato all'insegna del futsal bitontino e all'insegna delle partite da batticuore, e le partite che possono necessariamente segnare la storia. Io ringrazio Massimiliano Direttuso per essere stato ospite qui con me questa sera a Zona Futsal. Grazie a te Danilo per l'invito, grazie alla redazione di Radio Doppio Zero. Ringrazio anch'io, mi associo al ringraziamento alla redazione di Radio Doppio Zero. Io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, dove per forza di cose saranno venuti fuori i primi verdetti probabilmente. Ci rivediamo la settimana prossima con tantissime nuove tematiche roventi e con la stessa passione di sempre.